Ok, grazie mille Francesco, buongiorno a tutti, so che avresti voluto andare a pranzo, probabilmente invece vi tocca ancora la mia presentazione, quindi cercherò un attimino di stringere. Ottima idea. Esatto. Allora, quello di cui parlerò oggi è dell'effetto della visibilità sulla valutazione dell'integrità strutturale dei componenti contenuti i difetti, un lavoro che ho fatto anche con i nostri due dottorandi, Silvia Rapolini e Piara Fa, che sono ovviamente il Dipartimento di Meccanica del Politecnico e con il nostro ex assistente di ricerca che adesso è l'Università Tecnica di Darmstadt. Cominciamo, lo spunto del lavoro ovviamente parte dal fatto che ci sono molti componenti per i quali è interessante andare a valutare il cedimento per uno stato biessiale. Possono essere componenti come componenti in pressione, in cui abbiamo ovviamente o liquid for break oppure cedimento da scoppio dovuto alla pressione interna. Poi abbiamo dischi di turbomacchine, in cui ovviamente è importante andare a valutare il cedimento in caso per esempio di condizioni di sovravelocità dei dischi, e poi ovviamente anche pannelli aeronautici, perché ovviamente non vogliamo che si giungano a condizioni di propagazione instabile della cricca, probabile cricca nel pannello fusoliera, che ci porti a scoperchiare completamente la fusoliera. Lo spunto è che se vogliamo avere un approccio di tipo analitico a questo problema dell'integrità strutturale, esistono poche soluzioni che in realtà sono molto legate a provini o a componenti che sono sottoposti a stato monoassiale. L'unico lavoro che ho trovato, che è un lavoro abbastanza recente del 2006, che mi è stato suggerito proprio da Uwe Zerbst, presso cui ho lavorato l'anno scorso, è quello di un'applicazione a un pannello aeronautico tipo questo, e che è stato sviluppato con Claudio Dalle Donne, che è lavoro per Airbus Deutschland. Allora, molto brevemente vi faccio vedere che cosa vuol dire andare a effettuare dal punto di vista analitico quella che è la valutazione dell'integrità strutturale di un componente. Mi rifaccio sempre a questo che viene chiamato triangolo della meccanica della frattura. Cosa vuol dire? Abbiamo tre condizioni che sono i tre vertici di questo triangolo, che sono il carico, che può essere primario o secondario, abbiamo delle dimensioni di una cricca e abbiamo la tenacità frattura del materiale. Ok, quindi abbiamo tre condizioni che vengono messe in un criterio che può essere per esempio la denota forma che ci dà il valore del K. Cosa vuol dire? Se io per esempio conosco il carico che agisce sul componente, conosco qual è il limite per il materiale, posso andare a stabilire molto facilmente qual è la dimensione critica del difetto che importa il cedimento al componente. Non è ovviamente così semplice, nel caso di materiali complessi, di strutture complesse, ci rifacciamo a questi che sono o il Failure Assessment Diagram o il Crack Driving Force come metodi, che ci danno ovviamente delle condizioni intermedie rispetto alle due condizioni di cedimento. Quindi, per esempio, se guardiamo al Failure Assessment Diagram, possiamo avere o come condizione di cedimento la propagazione instabile della fessura, oppure ovviamente dal punto di vista strutturale del componente potremmo avere un collasso plastico. Tutte quelle che sono le condizioni intermedie vengono date da questa curva, e come vedete, se abbiamo un increasing load, quindi se aumentiamo il carico agente sulla struttura o aumentiamo la dimensione di cricca, ovviamente percorriamo una curva che a un certo punto arriverà a darci la frattura del componente o del provino che stiamo considerando. Una cosa molto più interessante che è data da questo diagramma, che è quello del crack driving force, ve lo faccio vedere nella prossima slide, è che quella che di solito viene applicata, almeno per quanto il lavoro che ho fatto io sul pezzi di tipo aeronautico, in cui abbiamo delle strutture molto sottili con delle cricche passanti, ha il pregio rispetto al Failure Assessment Diagram di dividere nettamente tra quelle che sono le condizioni del materiale e quelle che sono le condizioni della struttura, quindi in termini di carico e in termini di dimensioni di cricca. Infatti, come vedete, la condizione del materiale è banalmente costante, è una soglia. Se io raggiungo quella condizione del materiale, che è la soglia, ho frattura e quindi cedimento del componente. Tutto quello che è carico e geometria del componente e della cricca lo vedo con questa curva che è descritta da questa equazione. Quindi banalmente la crack driving force, in questo caso in termini per esempio di integrale J, è data da una componente elastica che viene moltiplicata per questa funzione che tra un po' vedremo, che è banalmente una correzione plastica al J elastico per ottenere il J totale. Okay? Molto importante, lo vedete qua, forse non si vede benissimo per colpa della sedia, è questo parametro LR che ci dà sempre
l'indicazione del carico rispetto a un carico limite, okay? Quello che porta in pratica le condizioni limite sulla sezione in cui è contenuto il difetto dal punto di vista degli sforzi. Può essere per esempio la plasticizzazione della sezione. Quindi noi sapendo quanto è il valore di sigma y, può essere per esempio un carico proporzionale 0,2, un RP0,2, sappiamo sempre quanto vale LR sapendo qual è il carico applicato alla struttura. Allora, dicevo, queste due funzioni limite, queste due curve limite, o in termini di KR quindi, o in termini di J, sono legate a questa funzione F di LR. Questa funzione è data su tre livelli, che sono livello 0, 1 e 3. Non sto qua a perdere troppo tempo su quali sono le differenze, vado subito sulla prossima slide, che è quella relativa all'opzione che io di solito uso, che è l'opzione 3, in cui si fa riferimento a quelle che sono le caratteristiche del materiale in base alla sua curva sforzi veri e deformazioni naturali. Come vedete, la correzione plastica, quindi questa F di LR è una correzione plastica per il valore dell'integrale J elastico, dipende sostanzialmente da due cose. Uno, dal materiale, e lo vedete da questo sigma ref e epsilon ref, che non sono altro che i punti della curva sforzi veri e deformazioni naturali, ma dipende ovviamente anche dalla condizione di carico. Ok, quindi io a seconda del carico che sto applicando alla struttura devo correggere la mia correzione plastica per avere il valore dell'integrale J totale partendo da quello elastico. Quali sono i parametri che entrano nel modello? Ovviamente abbiamo tutta una serie di difetti o di tipologie di difetto, e abbiamo anche la parte relativa ovviamente al materiale in termini di J resistance curve oppure di fracture toughness, sempre per quanto riguarda ovviamente il materiale. Invece i parametri che sono fondamentali per la costruzione del modello sono ovviamente riferiti a quelle che sono le due caratteristiche principali in quanto a cedimento, ovvero o la propagazione instabile, quindi il capo fattore di intensificazione degli sforzi, oppure il collasso plastico, definito come questo FY, che è il carico limite plastico, quello che porta a plasticizzazione la sezione netta del componente. Il problema è quindi come calcolare sia K sia FY in maniera da fare da avere un'analisi di cedimento completamente analitica. Come vi dicevo in precedenza, ovviamente se abbiamo delle geometrie molto semplici esistono già delle soluzioni in letteratura. Per esempio, per il K si potrà prendere il Newman Raju nel caso di un provino sottoposto a trazione e flessione, mentre se abbiamo delle geometrie che sono molto complesse, e se pensate per esempio ai componenti che vi ho fatto vedere prima, come un disco di una turbomacchina oppure un pannello aeronautico, ovviamente abbiamo bisogno di analisi numeriche dedicate per poter tirare fuori quelli che sono i parametri che ci servono per il modello. La cosa importante, quello che faccio vedere in questa slide, è una modifica su quello che è il valore del carico limite che è stata proposta. Come vedete qua c'è il riferimento di letteratura, abbiamo presentato alla fine dell'anno scorso l'ECF18, che propone una modifica del carico limite al carico di riferimento. Questo perché? Perché ci sono molte strutture, e pensate per esempio, questo è il caso classico, l'esempio classico che faccio, di una tubazione per il trasporto di gas o di petrolio che è molto lunga. A quel punto è in presenza di cricche, è molto difficile andare a definire quello che è il ligamento della cricca, perché quello potrebbe essere lungo ovviamente vari chilometri. La cosa importante quindi è andare a definire un parametro di plasticizzazione, quindi un carico di limite che sia un carico locale all'apice della cricca. E questo lo facciamo sostituendo questo carico limite con un carico di riferimento che chiamo a questo punto F0, che è legato all'analisi del J-integral, quindi un parametro che è tipico locale dell'apice della fessura. Come facciamo a valutarlo? Molto semplice. Innanzitutto ci poniamo nelle condizioni di carico pari al carico che ci dà il limite, ovvero per esempio il carico RP02. Andiamo a fare una valutazione di quello che sono la sigma di riferimento e l'epsilon di riferimento, considerando quindi un LR uguale a 1, entriamo nella correzione plastica con questi valori,
e per il valore di correzione plastica che abbiamo trovato ci riusciamo a trovare il valore di F0, ovvero di carico di riferimento, sapendo che questa correzione plastica ovviamente è il J totale diviso il J elastico. Abbiamo bisogno quindi di fare delle analisi elementi finiti, sia plastiche, scusate, elastoplastiche che elastiche, per andare a definire tutta quella che è la curva della correzione plastica per il difetto che stiamo considerando. Andiamo avanti, infatti quello che abbiamo fatto è questo, e in riferimento ovviamente a quello che è il provino che stiamo utilizzando, che è un provino intagliato in stato biassiale, qua probabilmente si vede poco, questo è il provino che abbiamo utilizzato, abbiamo uno stato biassiale con un sforzo lungo Y e uno sforzo lungo Z, ovviamente è stato modellato solamente un quarto del provino per avere un'efficienza numerica migliore, e abbiamo utilizzato il sottomodello per andare a modellare la cricca. Come vedete ci sono delle condizioni al contorno per il sottomodello e questo che è il piano di simmetria, in cui ovviamente come vedete la parte in cui c'è il difetto è libera da ogni vincolo. Le analisi sono state effettuate considerando tre vari tipi di parametri di biassialità, lambda, 0,2, 0,5 e 1. Quindi lo sforzo lungo Z, che è quello per me di apertura per il difetto, è rispettivamente uguale a quello che tira invece nel piano del difetto, o il doppio oppure 5 volte tanto. Okay? Quindi le domande fondamentali a cui dobbiamo rispondere sono queste: è possibile estendere questa procedura analitica molto semplice al caso di un provino biassiale? E questo probabilmente può essere fatto anche sulla scorta dei lavori che abbiamo trovato in letteratura, e soprattutto come si fa a calcolare i parametri del modello nel caso di un provino del genere. Sì, adesso ho ancora 4-5 slide. Allora, come ho detto prima, sempre un minuto. Come ho detto prima, bisogna valutare quindi questa correzione plastica, e abbiamo quindi la necessità di fare delle analisi che siano sia con materiale elastoplastico che con materiale elastico, e tiriamo fuori questo che è il rapporto tra J e J elastico. Andiamo nella successiva, queste vabbè sono nel caso di una cricca da 5 mm e di un parametro di biassialità 0,5 i risultati. Come vedete questa è la correzione plastica per vari livelli di sforzo e remoto applicato. Come vedete a un certo punto, quando raggiungiamo un certo livello di sforzo, la correzione plastica tende all'infinito. Facciamo la valutazione del carico di riferimento come vi ho detto in precedenza, quindi questa è la curva del nostro materiale, facciamo riferimento a un parametro di snervamento RP02, ci calcoliamo la correzione plastica che in questo caso viene 2,027, e andiamo a trovare il carico di riferimento incrociando con il valore calcolato la curva derivata dalle analisi elementi finiti. Con questa andiamo a confrontare i valori ottenuti con il modello analitico, che è questa curva nera, e come vedete il modello analitico sembra predire molto bene quello che è il comportamento reale della struttura. Attenzione, qua i valori della correzione plastica sono stati plottati in riferimento a LR, ovvero la sigma di apertura del difetto diviso il suo carico di riferimento. Se andiamo a fare uno zoom nella zona centrale, che cosa vedete? Vedete che se siamo in condizione di large scale yielding o di small scale yielding, il modello analitico riesce a simulare perfettamente quello che è il comportamento della struttura. Invece in questa regione, che è quella di plasticità limitata o di contain yielding, si ha una sovrastima del valore della correzione plastica. Questo è un accordo con quello trovato anche sui pannelli aeronautici. Le ultime due slide, se andiamo su un livello di biassialità che è molto inferiore, 5 volte di meno rispetto a una condizione di 2 volte e mezzo di meno considerato la situazione precedente, abbiamo un drammatico effetto sulla valutazione della correzione plastica. Come vedete qua al massimo raggiungiamo 2,2 contro l'11,5 del caso precedente. Vedete che comunque dal punto di vista dell'approssimazione analitica della soluzione numerica abbiamo le stesse problematiche che ho citato prima, ovvero un sostanziale sovrastima nella zona di contain plasticity.
La cosa importante, è l'ultima slide che vi presento adesso, è il fatto che se noi andiamo a prendere la soluzione di riferimento della procedura europea e andiamo a mettere sullo stesso grafico sia il punto superficiale che il fondo per diversi valori di biessalità, come vedete tutte le curve collassano su una curva sola e sono tutte sotto quella che è la correzione analitica, ovvero la correzione analitica sovrastima sempre o approssima molto bene quella che è la reale condizione calcolata numericamente per il componente. Ho finito. Grazie.